Vai. Ciao a tutti ragazzi! Ci siamo trasferite in un cimitero perché ci troviamo sempre nella località di Elmira, dove vi abbiamo mostrato la piccola dépendance che usava Mark Twain come suo studio. E adesso io dico una cosa che forse già ho detto nell'altro video, ma siccome che non mi ricordo che se l'avevo detta perché ero stata distratta dal signore con la maglia gialla, quindi mi scuso se lo sto ripetendo, è che questa piccola dépendance originariamente si trovava nella casa, cioè nell'area, insomma, nella residenza di dove viveva la cognata di Mark Twain e la sorella della moglie. Poi siccome che negli anni dopo, insomma, siccome che nel corso degli anni troppa gente andava lì a impicciarsi, l'hanno spostata e l'hanno messa all'interno del college. Ora sono un po' distratta e ci sta venendo da ridere perché abbiamo preso la macchina e ci siamo spostate dal college per arrivare a questo cimitero, sempre della città di Elmira, dove è sepolto Mark Twain, per riprendere la sua tomba. Giriamo. No. Ecco. Si vede? Dovrei azzumare. Ecco, azzoom. Lo vedete? Cioè, non hai zoomato troppo. Lo vedete? Cioè, lo vedete? Ridi. Mentre noi stavamo parcheggiando, stava parcheggiando anche lui qui, ci ha preceduto, è sceso con una attrezzatura fotografica. Chiudi Paola, gira. Chiudi lo zoom. Ah no. E niente, ce lo siamo trovato anche qui. Quindi adesso così stiamo intrattenendo un po' perché dobbiamo raggiungere la tomba, ma c'è di nuovo lui, reggi con il braccio Paola, e quindi stiamo aspettando che se ne vada perché sta facendo il servizio fotografico alla lapide. E vogliamo fare un giro così per il cimitero? Nel intanto? Cimitero, dai. Ragazzi, andiamo! Ecco qui, questo è il cimitero. Ora Paola, noi molto lentamente cercheremo, insomma, tira vento anche oggi, quindi quando tira vento e fa freddo, Paola, i fazzoletti di carta sono una cosa sola. Esatto. E quanti minuti è che sto parlando e che il signore con la maglia gialla sta lì a fare il suo servizio fotografico? Va bene, vi dovrete sorbire questo video così. In realtà io pensavo di fare una semplice fotografia, Paola, però poi quando ho visto... Quando ho visto il signore con la maglia gialla ho detto ok, forse è meglio che facciamo un video, visto che ormai lui è diventato il nostro protagonista, anche se doveva esserlo Mark Twain. Ma guardate che bello, che belli questi alberi fatti così ad arco, vero Paola? Guardate ragazzi, questi alberi formano un arco! Sono bellissimi! Prima o poi raggiungeremo la tomba, cioè si è messo tutto quanto il treppiede là, cioè non lo so io, vabbè. Ce la possiamo fare. Sì, va bene. Nel frattempo che aspettiamo, sì, perché più o meno siamo a 3 hours later, io e Paola ci stavamo chiedendo quanto tempo ci voglia per fare delle foto a una tomba, con tutto il rispetto per qualsiasi, insomma, per l'argomento. Ecco. Quante... A parte che è cambiato un po'. Quante foto è necessario scattare ad una tomba, Paola? Non lo so. Ma... Adesso guarda quanto si sta. Ma no, più che altro è che io quello là che mi chiedo è, cioè, voglio dire, non è che una persona, sai, che si mette in posa, dice, girati a destra, girati a sinistra, mostrami questo profilo, mostrami quest'altro. E, vabbè, noi facciamo finta che sì, stiamo riprendendo. E lo so che già ci ha visto Paola, saprà anche che stiamo aspettando lui, santa pazienza. Cioè, io non lo so, vabbè. Ora, a me dispiace perché essendo in un cimitero dove, insomma, dovremmo tenere un certo atteggiamento di rispetto e umiltà, la situazione sta assumendo, diciamo, un aspetto molto grottesco perché sono passati almeno 6-7 minuti e il signore con la maglia gialla sta ancora continuando il suo servizio fotografico, sta andando via! Ok, andiamo Paola, andiamo! Eccoci qui ragazzi, siamo arrivate! Allora, questo credo che sia un memoriale, diciamo, dedicato a lui e alla moglie, un monumento. E poi qui ci sono le lapidi, le tombe. Alcuni credo che siano i suoi figli. E qui abbiamo la tomba di Mark Twain.
Adesso non so il significato di tutte queste monetine. Comunque, vedete, Mark Twain era uno pseudonimo. Il suo vero nome era Samuel. Non proverò a pronunciarlo. Comunque, Samuel Clemens, il middle name me lo salto. Comunque, ecco qui. Qui è dove è sepolto Mark Twain e la sua famiglia. Ora non so esattamente quali componenti. Poi ci informeremo e scriveremo un post. Comunque, ecco qui. Paola, missione compiuta. Vuoi salutare da lì? Dai. Ciao a tutti. Speriamo che anche questo video vi sia piaciuto.